Adriano Nacuzzi, 20 gennaio 52. Senta, lei si trova in Abruzzo, diceva da circa 15 anni, perché è arrivato qui per motivi di lavoro. Che lavoro ha svolto lei? Io ho svolto lavoro in polizia, sono stato 40 anni in polizia. Cosa è cambiato secondo lei nel lavoro in polizia da quando è iniziato lei ai giorni nostri? Ma sono cambiate tante cose. Innanzitutto in polizia allora eravamo militari ed era il corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Nel 1981 con la riforma è cambiato in polizia di Stato. Sono cambiate tante cose perché una volta ad esempio c'erano ufficiali e funzionari che erano due carriere completamente separate che poi con l'avvento della riforma sono state unificate. E in pratica una volta i funzionari si occupavano della polizia vera e propria, quale soprattutto le indagini o la polizia amministrativa, mentre invece gli ufficiali curavano l'addestramento del personale e la cura del personale come la parte amministrativa soprattutto e l'inquadramento del personale. Quindi successivamente al 1981 sono state unificate queste due carriere, quindi i compiti in pratica erano identici per gli uni e per gli altri. Senta, lei le è rimasto in mente qualche episodio particolare dei suoi anni di lavoro qui in Abruzzo? Ma diciamo che qua in Abruzzo io sono arrivato quasi alla fine della carriera, perché dopo l'esperienza di Chieti, esperienza dove io ero il vicario del questore, da lì sono stato trasferito a Bari come comandante del compartimento della Polizia Stradale. Quindi è completamente cambiato là il tipo di lavoro. In pratica qua in Abruzzo esperienze particolari non ne ho avute, perché la polizia giudiziaria o ad esempio i reparti antisommossa l'ho svolto in continente e in Sardegna, dove lì ho veramente tantissimi ricordi. Ci può dire un ricordo particolare che le è rimasto impresso, prescindere sì, se sia in Abruzzo? Un ricordo particolare è quello del periodo svolto ad Abbasanta, che è un paese al centro della Sardegna, dove c'era un reparto squadriglie, quindi si svolgeva il servizio di squadriglie antibanditismo. Allora, io ne sto parlando del 75, allora era anche molto sentito quel tipo di servizio, dati i sequestri di persona che avvenivano in quel periodo. Durante un servizio di squadriglie riportate, venivamo trasportati in elicottero nella zona dove si presumeva potessero essere i sequestratori. Durante un servizio di quelli l'elicottero stava per precipitare. Siamo stati veramente vicinissimi a un passo dall'impatto al terreno. Per fortuna il pilota è riuscito da una collina, è riuscito a prendere il declivio della collina e i motori per fortuna hanno ripreso potenza e siamo risaliti. Quello lì ricordo veramente che siamo rimasti poi fermi senza fare il servizio
di squadriglie, quindi la marcia, i cammini che facevamo, le perquisizioni che facevamo all'interno degli ovili, siamo rimasti fermi in attesa che arrivasse l'elicottero per riportarci a casa. Quindi è un episodio che vi ha segnato un pochino tutti, perché... Esatto. Sì, non solo quello, in un'altra occasione, ad esempio, avevamo circondato dei banditi che stavano scappando con l'ostaggio per fortuna fu liberato, questi tre si buttarono all'interno della macchia mediterranea, soprattutto il Cisto, le avevamo circondati. Ad un certo punto, per dirle l'adrenalina dove arriva, a un certo punto delle capre si erano alzate per mangiare le foglie più tenere di un albero. A quel punto è iniziata la sparatoria e per fortuna non l'abbiamo presa. Certo. Senta, lei frequenta i corsi dell'università della terza età organizzati su base qui territoriale. Cosa ne pensi di questa esperienza? Sì, ma è un'ottima esperienza perché c'è la possibilità da parte di alcuni di riversare nei confronti degli altri tutte le loro esperienze e le loro conoscenze. Quindi sicuramente si viene arricchiti frequentando l'Università della Terza Età, si viene arricchiti interiormente da tante conoscenze da parte di gente che per anni e anni ha svolto una certa attività. Certo, quali sono, c'è un corso in particolare che è piaciuto di più? Sì, diciamo che non sono corsi perché sono conferenze che vengono svolte in circa un'ora e mezza, una volta la settimana. E ce ne sono state veramente tante, sia quelle che riguardavano la salute, sia quelle storiche, sia quelle della storia dell'arte, che da un certo punto di vista sconosciuto per chi non ha frequentato licei artistici, una parte di conoscenza di città o di opere d'arte che non sapevamo e non conoscevamo.